Ci tocca portare fuori. Chi ha alzato troppo il vomito? C'è qualcun'altra che
bagno e camera te... Ma va anche tu a sederti. Sono disposta io stessa a parlare in vostra difesa. Mi sta a cuore questo paese non meno di quanto stia a voi. Sì! Ciò che mi affligge e non riesco a sopportare è di vedere malanni della città. Infatti la vedo servirsi sempre di capi malvagi. E se uno è buono un giorno, diventa malvagio per anni. È vero, giusto, è vero, giusto. E se si prova a ricorrere a un altro, questo farà peggio ancora. È difficile far intendere ragione a gente scontrosa. Ci fu un tempo in cui noi non avevamo governi, province, prefetture. E adesso che abbiamo non uno, ma 10 parlamenti e 10 gradi di giustizia, tutti mirano alla ricchezza e ognuno si ingegna per fare guadagnarsi un seggio o un salario. Oh, un salario in uno dei tanti parlamenti del paese. Ma la colpa è vostra, Valerie. Sì.
si è cacciata mia moglie. Sta per sorgere l'alba e io sono qui che vado a nasconderlo nel buio alla ricerca delle mie scarpe e del mio mantello. Oh, poveretto me che mi sono voluto sposare alla mia età. Quante bastonate mi merito. Che certo è che mia moglie non sarà uscita per compiere nulla di buono. Chi è? Sei tu? Repiro? Ma... sì, per Giove, sono proprio io. Ma come siamo qui questa mattina? Ma che dici? Mi sono apposto per uscire in questa vestaglia di mia moglie. E perché il tuo mantello che fine ha fatto? Per quanto l'abbia cercato in mezzo alle coperte non sono riuscito a trovarlo. Oh, non potevi chiedere a tua moglie? E non è in casa, se l'hai spignata a mia insaputa. E io temo che mi giochi un qualche nuovo scherzo. Per Apollo, anche a me è capitata la stessa cosa. E così mi sono infilato i suoi coturni. I che? I coturni. I mocassini. Come mai tua moglie esce di casa così presto che una sua amica l'abbia invitata a colazione? Mia moglie è una donna onesta. E poi anche tu. E anche voi indossate le vesti delle vostre mogli. Io nel buio in casa mi sono trovata questa fra le mani, ma tu che vuoi? Piuttosto voi lassù, ma da dove venite? Dall'assemblea, proprio da lì. Come l'assemblea? Già è finita? Sì, per Giove, già dall'alba di la verità. E quante risate! C'era tanto di quel vino che veniva versato dappertutto. E il triopolo, ve lo siete beccati o no? Purtroppo no, sono arrivata troppo tardi e ho dovuto arrossire solo di fronte alle mie tasche. E come mai? C'era tanta folla quanta non ho mai vista radunarsi così all'apnice. A guardarli sembravano tutti ciabattini. Però era bello vedere come l'assemblea fosse piena di volti belli, bianchi. Anche se negli altri abbiamo ricevuto il nostro triopolo. Sì, ma quale affare radunato una così grande folla a quest'ora del mattino? E quale, se non che si discutesse della salvezza dello Stato? E subito si fece avanti i neocri del cisposo. E il popolo, puoi immaginartelo come lo accolse. Non è troppo che costui osi arringare il popolo, lui che non ha neanche potuto salvare i suoi occhi quando si tratta di mettere in discussione lo Stato. E lui, levando la voce e rotolando gli occhi. Ma che cosa avrei dovuto fare? Se fossi stato presente gli avrei detto, ungiti gli occhi la sera con aglio tritato con sifilo mescolato con euforbio spartano. Oh, Blepiro, ma lo passa l'aslo o bisogna pagare? No. Perché avete presente quella gocciolina che al mattino... Si dopo costui... si è fatto avanti Eveone, il quale tenne un discorso quanto mai democratico. Voi vedete che mi mancano 4 stateri per tirarmi fuori dagli impicci. Eppure vi dirò come potrete salvare città, stato e cittadini. Se i guardatori fornissero a quelli che ne hanno bisogno dei mantelli di lana, non appena il sole comincia a calare, nessuno più prenderebbe preuriti. Ed inverno, i senza detto vadano a dormire a casa dei pellicciai. E se questi troveranno la porta chiusa, i pellicciai dovranno pagare una multa di 3 pellicce a testa. Per Apollo, se avessi aggiunto anche vino e pane per il popolo, l'avrebbero votato tutti! Dopo costui, si è fatto avanti un giovane dal volto un po'... Un po' pallido. Ah. E disse che bisognava affidare il governo alle donne. Ma le donne, evviva! No, le donne, che schifo le donne. La folla dei ciabattini applaudì e credo che parlava bene. E quelli di campagna giù a brontolare. Contadini, scarpe grosse e cervello fino per Giove. Ma erano meno numerosi purtroppo. E quello iniziò a dire il più gran bene della donna e il più gran male di te. E che cosa disse? Punto primo, che sei un mascalzone. Ah, scavato. E tu cosa hai risposto? Lasciamo perdere. E poi ladro. Io sono! L'amor di Zeus. Sì, per Giove. E anche sicofante. Ah! Sicofante, bugiardo, bestia. Oh! Ce ne fosse uno qui in mezzo onesto. E poi disse della donna. La donna è un essere ingegnoso, capace di tirarsi fuori dagli impicci, di guadagnarsi i quattrini. E mai mette in piazza i misteri delle decimoforie. Mai. No, per il meteo, su questo non si sbagliava, no. E disse poi che da loro si prestano ori, argenti, vesti e bicchieri e lo fanno da soli a soli davanti a nessun testimone. E non approfittano di nulla, cosa che, diceva lui, fa invece la maggior parte di noi maschi. Sì, per di più davanti a testimoni. E non fanno le delatrici né intendono processi. E ogni bene diceva della donna. Donna, sì. Sì. Basta! Sì, sì. Cosa hanno deciso? Di affidare lo Stato a loro, alle donne! Oh.
perché dicevano solo questa cosa non è stata mai sperimentata nella città. Ed è stata approvata. E te lo siamo a dire. E sono stati affidati a loro tutte le responsabilità. Hai capito bene. I compiti che erano al cuore dei cittadini. Proprio così. E non sarò più io ad andare in tribunale con mia moglie. Precisamente. E non dovrò più io alzarmi all'alba sospirando. Sì. E non sarai più tu a occuparti dei tuoi figli, ma tua moglie. No. E non dovrò più io staccare gli assegni di mandare. No, oggi poi sarà compito di tua moglie. Tu potrai rimanere a scorreggiare sotto le coperte. Sì, ma per noi c'è pericolo. Se le donne hanno preso il comando della città e ci consiglieremo la forza a che fare? A pigliarle. A pigliarle noi o a pigliarle loro? A pigliarle loro, no! E anche se non gliela facciamo? Non ci daranno il pranzo? Chi non lavora deve fare l'amore lo stesso. Ah, non c'è niente di più odioso che fare una cosa contro voglia. Che palla, Deo! Oh! Atena! Ma se questo può essere deuto allo Stato, tutti vi si debbono assoggettare. C'è un detto fra i nostri anziani, che tutte le risoluzioni, più pazze e insensate, tornano sempre a nostro vantaggio. E voglio al cielo che sia così, per palla, Deo! Oh! E Dei. Ora però me ne vado. E tu, stat buon. Anche tu, cremete! Mantello grande che hai. Ma per non morire di freddo, mio caro. Ah, e che scarpe pesanti che hai. Ma per non gelarmi i piedi, mio caro. E che bastone grosso che hai. Cioè, che bastone lungo. Cioè, non volevo dire proprio niente. Ah, per favore, non penserei mica che stai fuori dal letto di un amante. Niente, nessuno. E come posso averne la prova? Ma che c'entra? Forse senza profumi non si acchiappa. Me no, caro il mio. E allora perché te ne sei andata quatta quatta all'alba dopo avermi preso il mantello? Una donna, mia compagna ed amica, mi ha chiamata perché... per le doglie, sì, perché pesa dalle doglie. E non potevi dirmelo prima? Oh, a lasciare l'amica che era lì lì per partorire. Sei proprio un uomo. Quel che ne resta. Mi hai lasciato con questi vestiti, ho perso 6 moggia di grano. Ti avrei guadagnato se io fossi andata all'assemblea. No, non te la prendere, ha partorito un maschio. L'assemblea? Ma no, per Giove, la mia amica. Ma perché? C'è stata forse l'assemblea? Sì che c'è stata, non puoi nemmeno immaginare cosa hanno deciso di deliberare. Di togliere la tassa sulla prima casa? No, peggio. Peggio? Sulla seconda? Peggio, dicono che è stato affidato a voi donne, lo Stato. E per voi che? Ma no, per Giove, per amministrare. E amministrare che cosa? Tutti gli affari che riguardano lo Stato. Ah, per Afrodite, felice allora la città, e per sempre. Ma perché? Ma perché? Perché? Per molte ragioni. Non sarà più permesso ai temerari di perpetrare in avvenire contro la città cose turpi o indegne, né di fare falsa testimonianza, né di approfittare della propria posizione. Sì! No! Per Giove, non puoi farmi questo! Non puoi togliermi il pane! Diavolo d'un uomo, lascia parlare tua moglie! Né commettere furti, né sperperare
consentiranno a innovarsi e a non rimanere attaccati alle loro usanze e alle loro antiche abitudini? Questo è il problema. Se sia meglio per l'anima soffrire gli oltraggi della fortuna o prendere armi contro di essi e opporvisi e distruggerli? Innovare, innovare, questa è la strada da battere. Shakespeare è di quasi 2000 anni dopo Aristofane. Qui si parla di politica, di società. Tutti devono mettere in comune tutte le loro sostanze, che tutti ne abbiano la loro parte e vivano dei medesimi beni. E che non vi siano da una parte ricchi e dall'altra poveri. Bisogna stabilire una maniera di vivere comune a tutti e per tutti la medesima. Tutto in comune. Oddio, i comunisti! Mangerei merda prima di me! Ma quelli non mangiavano i bambini e i preti, pure la merda in comune! No, no, per... Attingendo da tutto questo fondo comune, noi li sosteneremo, amministrando con economia e pensando a tutto. Ma sì, abbasso la povertà, tutti avranno tutto, pane, focacce, pesce in salamoia, vino, corone, mantelli, ceci. A non mettere in comune cosa ci guadagnate? Ditemelo. Oggi uno quanto più ha più ruba. Oggi? Ma in che senso? È un presente storico oppure è un riferimento all'attualità? A scuola non si fa politica, io sono contro queste banalizzazioni. Che vuoi dire? Tutto è politica e allora? Sì, 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 unica politica! Unica tempo! Un tempo, quando seguivamo le antiche leggi, i beni erano divisi in comune tra ricchi e poveri. Possiamo dividere tutto in concordia. Cosa ci guadagniamo a non farlo? Cioè, se uno vedendo una bella ragazza la desidera e vuole farci all'amore, può prendercela in regalo? Ma se potrà dormirci insieme gratis, io renderò le donne proprietà di tutti gli uomini. Proprietà! Insomma, le donne potranno andare con chi vogliono e far figli con chi gli pare. Ah, ecco. E come? Se tutti chiederanno la più bella e vorranno solo lei? Le più brutte e le camuse si metteranno vicino alle belle. E chi vorrà la bella dovrà prima accontentare la brutta. Sì, ma se andiamo prima con la brutta e quella ci spompa, ci disuga, ci prosciuga, chi ce la fa poi ad andare con l'altra? Già, per voi donne è facile parlare. Potete andare con uno anche se non ci avete voglia. Ma noi uomini, se non c'è un po' di entusiasmo, diventa complicato. Ma se per te basta una che respira? E basta! La cosa non manca di ingegnosità. Assaggiamente provveduto affinché ogni donna non rimanga senza. Ma riguardo agli uomini, come si fa? Le donne non vorranno gli uomini brutti e chiederanno solo dei belli. Piaccio. Vorrei dire che non sarà permesso alle donne giacere con uomini belli e robusti se prima non avranno accordato il loro favore ai brutti e ai nani. Ma sì, per Apollo Parnopio, questa sì che è un'idea democratica. Prima le racchie con gli uomini belli e poi le belle, ciao amore, con gli uomini brutti. Oh. E con la progenie come ci regoliamo? Come facciamo a stabilire di chi sono i padri? Ma che bisogno c'è? Essi considereranno tutti gli uomini i loro padri. E con l'eredità? Tutto e di tutti. Un'altra cosa voglio chiederti. Ma mentre uomini e donne si danno a turno alle orge, chi coltiverà i campi? Ma gli schiavi, tu non avrai altro pensiero. Quando l'ombra sarà di 10 piedi... Cioè? 12 e mezzo spaccate. Che andare a pranzo tutto profumato. E riguardo ai vestiti... Uno come se li procura? Questa è una questione importante, il made in Italy è di là da venire. Ma in un primo momento quelli che abbiamo basteranno, poi in seguito ci metteremo i telai. Un'ultima questione voglio chiederti. Se per caso uno perdesse davanti ai magistrati una causa, da dove prenderà i soldi per pagarla? Dall'erario pubblico? Non mi sembra giusto. Anzitutto non ci saranno più processi. Conosciamo uno che sarà molto contento di questa decisione. Ma per quale motivo dovrebbero esserci ancora dei processi? Per Apollo, per molti motivi. Se un debitore negherà di pagare il suo debito, come si fa? E da dove l'avrà preso il denaro colui che l'ha imprestato se tutto sarà in comune? Sarà senz'altro un ladro? Per Demetra, dici bene. Ma sì, come si fa a rubare ciò che già si appartiene? Dei tribunali e dei porti ci faremo tutte salire a pranzo. Per Dioniso che è trovata felice! Noi forniremo abbondantemente ogni cosa a tutti, così che ognuno potrà alzarsi ubriaco dal banchetto.
stato stabilito per legge che dovranno essere prima i brutti e i camusi a spassarsela. Orsù, rispondete, vi piacciono queste cose? Sì. Ma questo non è il programma elettorale di quel politico? Come si chiama? Ah, silenzio! È il momento di organizzare il nostro primo banchetto comune, affinché abbiate fino ad oggi il vostro primo pranzo. E poi voglio radunare tutte le cortigiane. E perché? Perché è chiaro, devo fare un disegno perché esse possano godere delle primizie di noi giovani. Ah, veramente io non ci tengo proprio. Io sì, e ti camminerò a fianco, così che tutti guardandomi possano dire: ammiratelo, il marito della capitale. La famiglia Rockefeller, ristra ricchi, e hai ancora intenzione di voler condividere tutto?
stronzo, voi non la ricordate? Beh, effettivamente Venduta l'uva andò al mercato con le mani piene di monete e mentre stavano per porgermi il mio sacco di farina il banditore si mise ad urlare: non abbiano più conso le monete di bonzo, si accetti solamente l'ange. Ultimamente non abbiamo giurato tutti quanti che l'imposta sul gioco dei dadi, che tra l'altro le scoggirà da quel geniaccio di Euripide, avrebbe fruttato allo Stato la bellezza di 500 talenti. E tutti quanti subito a gridare: evviva Euripide qua! Evviva Euripide là! Euripide santo subito! Poi quando si sono fatti i conti in tasca e hanno visto che non tornavano, tutti quanti a gridare: Euripide! Ma va! Abbiamo capito. Ma tu forse non capisci ancora. Tra allora e oggi c'è una grande differenza. Prima eravamo noi che ci governavamo, ma ora sono le donne. Un altro guaio, le donne. Basinaccio, ci mancava lo Stato. Tu, svegli. Oh, cittadini tutti! Oh. Le mense sono là, cariche ed ogni ben di Dio è già preparate. E i letti sono coperti di pellicce e di mantelli. Si riempiono di vini boccali. Le schiave e dei profumi sono già in fila. E i pesci sulla graticola. E le lepri sullo schiero. E le focacce sono già impastate. Si intreccino le corone. Si fricano le sommelle. E le fanciulle facciano cuocere pentole di patate. Le patate! Non quelle patate! Piuttosto investi da cavaliere, vai e pulisci la brocca. La brocca! Donne, ma non quella brocca! Ma tu che non hai consegnato ancora i tuoi beni, cosa farai adesso? Ah, guarda, caro Cremete, visto l'orario, me ne vado a pranzo. No, se prima non consegnare quei beni. D'accordo, che scasa me, li consegnerò, anzi, guarda. Io devo consegnare questo con la mia cucina che ci sta. Scrofa. Io! Sì,
una giovane, senza dover prima sbattermene una col naso rincagnato e becca per giunta. Questa legge è veramente inaccettabile. Speriamo di trovare solo la bella. Sono tutto eccitato, non vedo l'ora. Ho una gran voglia in corpo. Vieni qui, vieni dunque qui al mio tesoro. Vieni da me stanotte. Ho un desiderio straordinario che mi sconvolge, mi pervade, mi permea. Mi? Abbiamo capito! Vieni, amore mio, corri da me. Vieni a sorreggermi, se no casco a terra e non mi rialzo più. Voglio appoggiarmi al tuo seno, sollazzarmi con i tuoi fianchi rotondi. Oh my God, fai impazzire di desiderio. Stringimi dalle tue braccia. Oddio! Lasciatemi stare!
Oh my God!